Abbiamo assistito alla, alla proiezione, abbiamo fatto prima un'intervista grazie a, a Paolo Izzo però questa proiezione è stata veramente molto molto emozionante e quindi ho ritenuto opportuno fare un'intervista dopo la proiezione perché insomma è stato, mh, abbiamo vissuto dei momenti veramente forti e c'è un pathos che ancora è nell'aria e siamo qui con Grazia Serra che è stata anche praticamente in qualche modo protagonista anche lei perché la, la voce nel film è l'unica voce che si sente quasi l'unica voce che si sente è la sua è stato un film che ha messo alla luce gli ultimi le ultime ore eh, di Francesco Mastro ma io volevo chiedere appunto a Grazia come eh, come è, com è stato appunto questa come hai dato il tuo contributo quanto è durato questa lettura eh, e poi ovviamente in quei momenti tu che cosa provavi mentre leggevi quelle parole eh, non è stato, la realizzazione di questo documentario è stata mh, difficile, infatti a volte eh, mi sentivo quasi un ostacolo eh, perché era difficile ripercorrere quei giorni, era difficile rivedere quel video insieme ad altre persone perché io quel video l'ho visto più di una volta, minuto per minuto, secondo per secondo, perché era importante vedere ogni, minimo, ogni minima cosa che succedeva. Eh, con Costanza, eh, con la regista abbiamo pensato di ripercorrere quei quattro giorni eh, anche eh, affiancando alle immagini del video anche gli atti processuali quindi eh, io quello che si sente che dico sono proprio le deposizioni dei medici e degli infermieri. E non è stato facile, non è stato facile soprattutto quando leggevo delle cose assurde assurde che poi erano in netta contrapposizione con quello che si vedeva nelle immagini. E guarda, e proprio su questo io infatti volevo farti un'altra domanda. Quando si parla poi peraltro di stato di semi incoscienza e nello stesso momento, o qualche istante prima, di pericolosità, come si possono far andare d'accordo queste due cose? Appunto e soprattutto si dice anche ehm, semi incoscienza e agitazione. Proprio due cose che si. Ma, ma tutto, è tutto quello che loro dicono è, è assurdo. Come dicono che anche loro dicono anche di non entrare di notte nelle stanze dei pazienti per guardarli, per sorvegliarli, perché in quel modo potevano disturbarli. E addirittura un infermiere dice che loro avevano l'abitudine di. Ehm, di vedere come stavano i pazienti utilizzando una torcia, una torcia eh, dal corridoio loro ehm, utilizzavano una torcia per illuminare il volto della persona e vedere come stava. A me sembra assurdo. Secondo loro, in quel modo disturbavano di meno. Io penso che eh, è, è un continuo arrampicarsi sugli specchi, perché noi la verità ce l'abbiamo avanti agli occhi e loro possono dire tutto, però eh, il video poi è proprio l'evidenza che. Non stanno dicendo la verità. Grazie. Una delle cose che poi è emersa è che tu eh, non sapevi di avere il diritto di vedere tuo zio. E purtroppo questa cosa che si ripete anche nelle carceri, molte persone non sanno di avere dei diritti e quali e da far valere. E io volevo chiederti questo: abbiamo sentito anche un contributo importante del senatore Manconi. Tu come ti senti nel ascoltare le parole di Manconi che dice. Che uno di questi medici condannati si è ritrovato in una situazione eh, successivamente molto, molto simile a questa. Ehm, è assurdo pensare che a distanza di sei anni succedano le stesse cose. Noi non sappiamo ancora perché è morto eh, Massimiliano Malzone, perché ancora stiamo aspettando i risultati dell'autopsia. Un fatto è certo che per 12 giorni la famiglia ci ha detto che non gli hanno fatti mai entrare in reparto. E Alcuni medici sono gli stessi, ma è successo anche che uno degli infermieri coinvolto nel caso di mio zio si trovasse in una casa di, cu casa di cura eh, per anziani chiusa per maltrattamento sulle persone. Quindi, eh, questo ci fa capire che non possiamo fermarci, non possiamo fermarci e, soprattutto, eh, queste persone non possono continuare a svolgere, a fare questo lavoro perché manca, eh, manca proprio l'umanità. Un'altra cosa importante è che un pochino si è accennata poi nel dibattito successivo. Il tuo zio è importante anche ricordarlo, è stato maestro. Ha lavorato, quindi, eh, voglio dire, ha lavorato nella pubblica amministrazione, insomma, con i ragazzi, anzi con i bambini. E questa cosa, un pochino da un punto di vista filmografico, mi ha fatto venire in mente eh, lo scenario su cui si svolge la eh, sceneggiatura, su cui si, si costruisce la storia di un altro film famoso che era Una giornata particolare con Marcello Mastroianni, un film diretto da scuola. Se non sbaglio, e Sofia Loren. In cui all'epoca, ma l'epoca all era il periodo fascista certe attenzioni particolari di controllo e così via veniva eh, esercitata nei confronti delle persone che apparivano omosessuali. Ecco, è evidente che insomma c'è stato ah, uno stato di controllo, di, di attenzione particolare nei confronti di questa, di questa persona e un pochino poi è anche la domanda che sorge, ma tutti quanti potremmo essere vittima di ciò? Io penso che è molto delicato parlare di trattamento sanitario obbligatorio. Una cosa credo. Però che è assolutamente necessario creare un dibattito intorno a queste tematiche. Come è stato fatto per gli ospedali psichiatrici giudiziari, io ritengo che si debba assolutamente entrare all'interno degli SPDC, che sarebbero i cosiddetti servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Entrare ehm, perché non, non esiste uno studio, non esiste un monitoraggio ehm, sulla contenzione, ma sulla contenzione meccanica, quindi sul legare le persone. Ma si arriva anche a una contenzione chimica, a sedare le persone con gli psicofarmaci, anche quello è molto grave e poi c'è anche una contenzione ambientale perché queste persone sono chiuse letteralmente chiuse a chiave è importante che si crei un dibattito su questa tematica, che il TSO non sia una, uno strumento di controllo ehm, però in molti casi lo è come gli ulti, le ultime morti di quest'estate eh, le tre persone che sono morte per un trattamento sanitario obbligatorio non dovrebbe essere così grazie, in conclusione Dopo questo, diciamo, bagno di emozioni veramente molto, molto forti, la tua vita com'è cambiata da quel giorno? So che, insomma, tu adesso sei attiva affinché ciò non si ripeta. Ecco, diciamo, in che modo? Io da quel giorno... Ehm, la mia vita è cambiata. È cambiata perché ho scoperto un mondo. Io... Do quel giorno non ero preparata, non sapevo che era un mio diritto entrare in quel reparto e allora ho voluto informarmi. Ho iniziato a studiare, ho modificato il mio percorso di studi, questo era inevitabile. Ho, ho scritto una tesi sulla contenzione e sulla lotta alla contenzione meccanica nei, nei reparti psichiatrici. Perché tu sei laureata in cosa? Io sono laureata in comunicazione d'impresa, però eh, la mia tesi l'ho fatta con comunicazione e diritti umani perché eh, non mi interessava assolutamente più il marketing e la pubblicità. Io volevo continuare a occuparmi di questo, volevo che nessun'altra nipote al mio posto facesse il mio stesso errore, perché ho sbagliato, io potevo forse salvare mio zio e non l'ho fatto. E quindi questa, eh, io per questo non mi fermerò mai e, e spero che questo film sia un tassello importante in questa battaglia che stiamo portando avanti, io ma la mia famiglia, il Comitato Verità e Giustizia per Franco Mastro Giovanni e un po' alla volta sento che c'è sempre, c'è sempre più attenzione perché sei anni fa non, non sentivo assolutamente parlare mai di contenzione, era difficilissimo trovare eh, situazioni, convegni in cui si parlasse di contenzione. Quindi penso che il caso di mio zio sia stato importante, e forse questa è l'unica speranza, l'unica consolazione, se così si può dire, che possiamo avere: che eh, le sue sofferenze possano servire per evitare altre morti. Grazie, grazie molto.